Ognuno ha i suoi miti, le sue leggende, i suoi mentori, i suoi eroi. Io ho una grande ammirazione per un personaggio, Arnold Schwarzenegger. E che cazzo, sono degli anni Ottanta, sono di Cormano. A me piace Conan il Barbaro, mi piace Terminator, mi piace Commando, e fu un dramma quando nel remake di Predator scelsero l'attore che ha fatto il pianista. Ma vaffanculo. Arnold è un uomo eccezionale, ha fatto delle cose impossibili. Anche pensarle era impossibile, lui le ha fatte. La sua vita ha tre capitoli. Il culturismo, dove diventa il migliore al mondo, vinse 7 titoli di Mister Olympia, poi si ritirò. Divenne l'attore più iconico del cinema degli anni 80 e 90 insieme a Stallone, gli action movie. E infine riuscì a diventare governatore della California senza fare gavetta, dritto alla poltrona. Ma come cazzo ha fatto? Qual è il suo segreto? Qual è il suo metodo? Da quando ho iniziato il podcast, quasi 3 anni fa, ho sempre voluto fare un episodio su di lui. E oggi siamo al 77esimo appuntamento, cioè i miei tempi, di Libri per il Successo, Crescita Personale da Strada, e parliamo della sua vita, del suo metodo. Usiamo il libro autobiografico Tutta la mia vita, così si chiama. Vi invito a leggerlo, perché la quantità di aneddoti è incalcolabile, i giri che dà la sua vita sono pazzeschi, ma in tutta la sua magia ci sono dei punti fermi, dei principi che lui stesso ci racconta e ha messo in pratica in ognuna di queste fasi. Quella sportiva, quella cinematografica e quella politica. Ed è sempre diventato il numero uno. C'è anche una maglietta che dice Arnold is numero uno. Io me la metto spesso, ce l'ho, l'ho comprata, la potete comprare anche voi, un grande cimelio da avere nel guardaroba. Non vi racconto la sua vita, servirebbe un podcast di 10 puntate, però estrapolo i punti del suo metodo, le sue regole. Arnold nasce a Thal, un piccolissimo paese tra le Alpi austriache, in provincia di Graz, il 30 luglio del 47, appena finita la Seconda Guerra Mondiale. Lui è figlio della generazione di uomini che la perse, perché l'Austria andava a braccetto con la Germania, quindi immaginatevi la frustrazione e la depressione degli uomini di quel tempo. Nel libro la racconta bene lui. Racconta come una volta alla settimana almeno suo padre, il capo della polizia locale di questo borgo, tornava a casa ubriaco e volavano sberle e cinghiate senza nessun motivo. Lui e suo fratello Meirad ne presero tante di botte. Queste botte resero il piccolo Arnold una macchina in grado di raggiungere ogni obiettivo, mentre distrussero psicologicamente il fratello più grande, Meirad, che morì giovanissimo ubriaco al volante della sua macchina. Lui lo racconta nel libro, quello che non ti uccide ti rende più forte, la sua frase. Con lui funzionò, con suo fratello che era più fragile e non resse emozionalmente i traumi, finì in un altro modo. Infanzia molto dura, povera, ipercompetitiva. Il padre, sin da quando erano 2 bambini, metteva in competizione i fratelli. Chi era il più veloce, chi era il più forte, chi era il più coraggioso, chi era il più intelligente. Arnold ha il seme della competizione piantato nella sua identità. E questo è importante perché ogni cosa che fa deve vincere, deve diventare il numero uno. Prima regola del metodo Arnold. Avere una visione. Un giorno, camminando, passa davanti a una vetrina di un negozio e vede un magazine. Sulla copertina c'è Reg Park, il protagonista del film Ercole, e anche Mister Universo. Un uomo gigantesco, fortissimo, muscoloso, Arnold ha la sua visione. Voglio diventare come lui. Ma sapeva che a Thal non ci sarebbe mai riuscito. L'unico posto per realizzarsi era l'America. Erano tempi diversi, non si viaggiava, non c'erano i soldi per farlo. E lui vide nel culturismo la strada per arrivarci. Reg Park era nato povero a Leeds, in Inghilterra, ed era diventato ricco col culturismo e col cinema. Poi aveva aperto una catena di palestre in Sudafrica, si era sposato con una modella, era il suo eroe, poi divenne anche un suo amico. Decise quindi di visualizzarlo con dettaglio nella mente, diventare un culturista, diventare un attore. E lo visualizzava così bene che immaginava la sua faccia nel corpo di Reg Park. Avere un obiettivo, una visione, ti apre la strada, è il primo passo per raggiungerla. Lui dice, se lo vedo nella mente, se è possibile nella mia mente, allora è possibile anche nella realtà. Senza un punto di arrivo potete essere più talentosi, più dotati, più intelligenti, ma non andrete da nessuna parte. Se non sai dove stai andando, non ci arrivi. Arnold decise che la sua vita non sarebbe stata a Thal,
non sarebbe diventato un poliziotto come suo papà. Non avrebbe fatto la vita che la gente fa nel paesello. Lui voleva andare in America. Lui voleva diventare il prossimo Reg Park. Ora sapeva cosa fare e ogni singola azione della sua vita era un passo verso la sua visione. Senza uno scopo, senza una visione, senza un obiettivo, siamo creature che vagano per questa terra. Trova la tua visione. Non è necessario diventare come Arnold, ma c'è da sedersi, capire dove vuoi andare. È l'unico modo. Allora cominciò ad allenarsi 5 ore al giorno col sorriso stappato in faccia. Il dolore diventa passione, lo sforzo è solo un passo verso l'obiettivo. Tutto diventa chiaro, nitido. Visione, amici. Chi volete diventare? Se non l'avete capito, se non lo avete trovato, è urgente che lo facciate. Visualizzatelo nella mente, cominciate il vostro viaggio. Non importa quanto dolore vi aspetti, il dolore è momentaneo. Quello che diventate, quello che fate, rimane per sempre. Seconda regola del metodo Arnold. Non pensare mai in piccolo. Punta alle stelle se vuoi arrivare alla luna. Pensiamo in piccolo perché abbiamo paura di fallire. Più grandi sono i tuoi obiettivi, più alta è la possibilità di fallire. Fottitene di fallire. L'unico fallimento è quando cadi e non ti rialzi. Ma se ti rialzi non hai fallito. Lui non voleva diventare un bodybuilder, voleva diventare il miglior bodybuilder. Quando James Cameron lo chiama al telefono per chiedergli come andavano le lezioni di recitazioni per diventare un attore, rispose: Jim, non voglio diventare un attore, ma una star. In politica uguale, diventò governatore al primo colpo, senza nessun tipo di carriera politica alle spalle, senza essere stato sindaco, senza aver fatto nulla prima, dritto al trono. Arnold non gioca per vincere, gioca per diventare il migliore di sempre. Capite che mentalità? Capite che pochi possono competere con questa mentalità? Muhammad Ali, quando gli chiesero quante ripetizioni facesse di un determinato esercizio, rispose: non lo so, inizio a contare solo quando mi bruciano i muscoli. La testa, amici, la mente, amici, questa è gente che la usa in modo eccezionale, va oltre, non fa un piccolo sforzo in più, ma inizia a lavorare quando gli altri smettono. Scrivi i tuoi obiettivi, alza l'asticella il più possibile. Cosa vuoi che succeda se fallisci? Scrivi quella visione su un foglio, lasciala riposare un paio di giorni, poi tornaci e potenziala, aumentala, amplificala fino a che la tua mente te lo permetta. Terza regola. Ignora chi ti dice che non puoi farlo. Arnold lo dice chiaramente. Ogni volta che qualcuno gli dice è impossibile, lui sente è possibile. Quando gli dicono non si può fare, lui sente si può fare. Quando gli dicono di no, lui sente sì. C'è un aneddoto. Mentre faceva servizio militare, guidava i carri armati. Durante quel periodo non poteva abbandonare il militare. Era illegale. Però aveva una competizione importantissima in Germania. Gli dissero no, non ci puoi andare. Che fa questo? Prende, ci va e la vince. E poi ovviamente paga le conseguenze, però vedete che mentalità. Gli dicono di no, lo fa. Quest'uomo è stato in grado di trasformare i suoi difetti, i suoi limiti nel patrimonio più grande che aveva. Ancora oggi è un marcatissimo accento tedesco dopo 50 anni che vive lì, ha dei problemi con le vi doppie, ha un fisico gigantesco. Osservate i primi ruoli che ha nel mondo del cinema. Un fallimento. Poi arriva Conan il Barbaro. Conan mica parla. Muove la spada. Terminator è una macchina, dice 4 frasi, eppure il regista di Conan disse: se non ci fosse stato Arnold, bisognava crearlo. Conan è Arnold, Arnold è Conan, basta. Il suo accento è diventato la sua marca inconfondibile. Ha trasformato i difetti in pregi. Turn shit into sugar. Ve lo ricordate 50 Cent settimana scorsa? Lo ha fatto anche lui. I vostri difetti vi rendono inconfondibili, vi rendono voi. Usateli come un asset per farvi avanti nella vita. Chi è che può pensare in un piccolo paese delle Alpi austriache del 40, del 50 di diventare Mister Olimpia? Uno al massimo pensa di diventare sciatore. Gli attori di quell'epoca erano Al Pacino, Dustin Hoffman, Woody Allen, De Niro, quelle erano le stelle. I film di azione erano qualche inseguimento in macchina. Arnold, grazie anche alla competizione con Stallone, portò qualcosa di nuovo sullo schermo. L'action movie. Se Stallone ammazzava 10 persone in un film, Arnold ne ammazzava 50, poi Stallone 100, poi Arnold 150, e noi stavamo incollati, entusiasti davanti allo schermo. Una delle frasi più iconiche del cinema deriva proprio dal fatto che Arnold non parlava bene inglese. In Terminator Arnold dice «I'll be back». Gli sembrava più adeguata questa frase a una macchina, a un cyborg,
Ma James Cameron si incazzò, perché gli disse: «Io sono lo sceneggiatore, tu pensa a recitare». La frase era «I will come back». Ma quando Cameron lo vide in azione, rimase di stucco. Chiunque abbia visto quel film, in inglese, identifica immediatamente questa frase col personaggio Arnold. È una delle frasi più famose del cinema. Quarta regola. Work your ass off. Fatti il culo. Nessuno ottiene niente per pura coincidenza. C'è da lavorare, c'è da sputare sangue, c'è da imparare, migliorare, allenarsi, fare pratica. Hai 24 ore al giorno. Arno si allenava 5 ore, poi andava al college, poi andava a fare corsi di recitazione, poi corsi di lingua, poi lavorava come muratore. Se di queste 24 ore ne dormi 6 o 8, quelle che ti rimangono usale al 100% senza perdere nemmeno un minuto e usale per diventare migliore. Nella vita tiri ciò che sei, non ciò che vuoi. Non rincorrere niente, diventa e poi attrai. È necessario essere consapevoli che senza azione, senza lavoro duro, non succede niente. Arnold ci mise anni a costruire quel corpo. Ripetizione dopo ripetizione era la sua religione. Ogni volta che alzava il bilanciere o faceva uno squat, sapeva di avvicinarsi all'obiettivo. Tutto è una ripetizione. Diventiamo migliori leggendo un pochino ogni giorno, allenandoci, facendo corsi, studiando. Fai un piccolo passo verso il tuo progetto, verso la tua visione. E non fermarti mai. Passiamo dalle 3 alle 6 ore al giorno sui telefoni. Dove cazzo vogliamo andare così? Limitala a un'oretta quell'uso, dedica le altre a te, a costruire un'identità nuova. Ma senza farsi il culo non succede niente. Purtroppo è inevitabile questo passo del percorso. Non lamentarti se non succede niente. Cosa stai facendo al rispetto? Io ho un piccolo libricino rosso, un'agenda. Segno ogni cosa che devo fare tutti i santi giorni. Che sia allenarmi, scrivere, fare il podcast, fare il sito, lavorare, vedere delle persone, dedico sempre del tempo a fare delle cose per me e le scrivo lì dentro. Ogni giorno voglio vivere una vita e non voglio perdere tempo. Non so quanto durerà la mia vita, ma so che ogni giorno posso averne una. Posso aver fatto quello che mi fa felice. Vivo una vita ogni giorno. Più ti fai il culo, più diventi duro. Più metti il metallo nel fuoco, migliore la spada che ne esce. Se sei uno che pensa troppo, come me, o se sei pigro, come me, se ti lasci vincere dai pensieri, allora la medicina, la soluzione, è qualcosa tipo il mio libricino rosso, una routine serrata, precisa, che non ti lasci il tempo di pensare, ma solo di fare. Se sei perso, crea una routine e ti ritrovi. Quinta e ultima regola del metodo Arnold. Non prendere e basta. Dai qualcosa in cambio. Che sia una persona, una famiglia, una comunità, c'è da dare qualcosa in cambio, c'è da essere utili nel nostro lavoro, nella nostra vita. Il valore si misura in base a quello che dai, non a quello che prendi. E più ti prendi, più devi dare. Perché secondo voi i grandi ricchi danno in beneficenza parti gigantesche del loro patrimonio? Perché fanno scuole o finanziano organizzazioni? Perché se no l'equazione non funziona, loro lo sanno, c'è da donare, c'è da dare alle persone. È meglio far sorridere una persona che renderla triste. Meglio fare un complimento che una critica. Meglio motivarla che buttarla giù. Date alle persone che vi circondano. Vi riempie, vi torna indietro. Arnold entrò in politica come governatore. Si mise a lavorare per la sua gente, per gli americani. L'America gli aveva dato tutto. Forse molti non lo sanno, ma sua moglie era una discendente della famiglia Kennedy. Poi divorziarono, lui ebbe una storia con la governante, ci fece pure un figlio, lo ammise, lo riconobbe, ma la moglie divorziò comprensibilmente. Fatto sta che Arnold, nella sua terza fase della vita e anche in questa nuova fase, la quarta, dove ormai non vive più sotto i riflettori, si dedica a dare, a ridare tutto quello che la vita gli ha dato. È stupendo aiutare gli altri, supportarli, motivarli, qualunque sia il momento attuale che vivete. Considerate aiutare qualcuno o impegnarvi in progetti che possano avere un impatto sulle persone. È una parte fondamentale della formula. Non puoi prendere sempre, devi dare. Ma soprattutto cerca di essere utile. Ci sono tante cose che si imparano dalla vita di quest'uomo immenso, ma ce n'è una che in particolare mi ha colpito. Mi ha insegnato che non puoi dare più tempo alla vita, ma puoi dare più vita al tempo. Ed è pressoché impossibile fallire se dedichi tutto te stesso alla tua visione, al tuo progetto, senza paura di cadere, ma consapevole di rialzarti. Arnold era un maestro nel governare il tempo. I greci spiegano benissimo
il concetto di tempo, usando la mitologia. Crono e Kairos. Cronos è il tempo lineare, da lì vengono le parole come cronometro, cronologia, è il tempo che scorre in avanti, quello che non devi perdere ma usare, riempire in attività costruttive. Poi c'è Kairos. Quello è il momento giusto, l'opportunità, non il tempo quantitativo ma qualitativo, sono le occasioni. Infatti è rappresentato da un tizio pelato con un ciuffo di capelli, perché lo devi prendere, va colto, se no scappa via. E pensa che l'insegnamento più grande che Arnold mi lascia, oltre le sue 5 regole, è che il tempo non è qualcosa che hai o non hai, ma qualcosa che fai. Non ho tempo, non esiste, il tempo lo crei. E se lo usi in maniera intensa, piena, dando più vita al tuo tempo, allora puoi pressoché raggiungere qualunque visione tu abbia in mente. C'è una bellissima frase che dice «One day» o «day one». A volte diciamo «un giorno lo farò, one day». Oppure possiamo dire «day one», «giorno uno». Questo è il giorno uno della mia vita, del mio progetto, della mia visione. E a me piacerebbe tanto, amici, che domani, una volta digerito il podcast, fosse il vostro giorno 1. E con questo l'episodio di oggi finisce. Vi ricordo ancora una volta Roma, 30 di settembre, 1 di ottobre, un weekend insieme, 2 giorni intensi, per tirar fuori talento, per riprendere in mano la vita, con 2 coach incredibili che staranno con un numero ristretto di persone. Io ci sarò, farò 2 interventi raccontandovi il metodo in 7 passi che ho sviluppato quest'anno per raggiungere una trasformazione personale. Trovate i dettagli nella descrizione del podcast e scrivetemi se vi servono delle delucidazioni. Sarebbe stupendo vedervi in persona. Grazie e alla prossima.